Professor Salomone? Sì, buongiorno, con chi parlo? Sì, buongiorno, sono Pierluigi Di Rosa della testata giornalistica Sud Press. La posso disturbare un attimo in ordine alle prossime lezioni di dopodomani? Una sua dichiarazione, stiamo facendo un pezzo ovviamente di presentazione per domani dei vari candidati. No, dico, lei si è espresso molto chiaramente in linea, in continuità con la precedente amministrazione, no? Quindi volevo una conferma di questa sua Ma che posizione. cosa vuol dire esprimersi in linea con la propria amministrazione? Non lo so, questa è una sua dichiarazione che ha fatto mi sembra di capire, mi è sembrato di capire dalle presentazioni che Ma lei ha io non lo fatto. so perché cosa scrive voi, perché io sono depresso, ma Non ho le cose non corrispondono. capito, scusi. No, non la sento bene, guardi, perché a casa mia il telefono non prende bene. Non ho capito. Quindi Non ho capito. il telefono a casa mia, il mio telefono cellulare non prende Ma io bene. lo sto sentendo benissimo. Dico, non legge sul press. No, non leggo, leggo, ma non, preferisco non fare commenti. Va bene così? Sulla sua candidatura? Vabbè, Ho come fatto la vuole. mia campagna elettorale, i miei colleghi mi hanno detto chi mi vuole votare mi vota, chi non mi vuole votare non mi vota. Insomma, Ho capito. penso che non devo dire altro, no? Ho capito. Va bene, come vuole. Dico, io ho il dovere E la di... dichiarazione che posso fare è una cosa semplice, l'ho detto chiaramente. Ho detto che il dipartimento Biomedic, che è uno dei dipartimenti, diciamo, di punta della Campania, ha raggiunto i livelli scientifici. Vorrei che questi siano mantenuti e possibilmente migliorati, ove possibile, e il tutto ovviamente all'interno di trasparenza assoluta, tutte le decisioni sono prese nelle sedi, nel consiglio di dipartimento dove si votano le decisioni. Quindi direi che il mio programma è pubblico, non è pubblico sui giornali, ma è stato pubblicato, insomma, Sì, ho visto, c'è un programma. è stato. No, ma la domanda giornalistica è questa, quando si parla di continuità, Ma lei quando dice continuità cosa vuol dire? Cosa appunto, intende e per glielo continuità? spiego, glielo spiego. Lei sicuramente avrà letto gli atti di indagine in cui lei giustamente e opportunamente dice Ma gli aspettiamo atti di gli atti. indagine non hanno niente a che vedere con No, ce l'amministrazione. l'hanno, le Quindi spiego quella è una perché, le questione spiego di perché. giurisdizione Scusi, della magistratura. ascolti, No, ascolti, se mi vuole ascoltare, dico, negli atti di mi dica, indagine si cioè, legge. mi faccia dire cose che poi dice lei che non ho detto io, perché se no non siamo d'accordo. No, ma lei è prevenuto, perché noi scriviamo quelle le cose che ci vengono dette, appunto per questo io ho ritenuto di sentirla, nel senso che negli atti di indagine si legge che lei ha partecipato ad una riunione con la professoressa, con il professore Drago e con la Ma io non ho professoressa detto, D'Agata, mi ascolti, con la professoressa D'Agata, in questo cui non c'è sarebbe stato. stato chiesto, in cui sarebbe stato, no, questa è continuità, in cui sarebbe stato chiesto al professore Castorina di ritirarsi da un Senta, concorso. guardi, su Sì. queste cose, se noi non siamo magistrati, sono a disposizione, non rispondo a lei. Ma io No, non non le sto prende chiedendo con conto, me. le sto Lei non chiedendo. scrive nulla su questo perché io su questo non sto dicendo nulla, quindi lei può scrivere no comment. Abbiamo telefonato al professor Salomone. Questo è solo una risposta, no comment, questa è Benissimo, la mia dichiarazione, benissimo, ok? grazie, No molto gentile. comment, In bocca al lupo, ah, questo grazie. no comment non le aggiunge né punto né virgola né due punti, perché se no mi rivolgo a un avvocato, è chiaro? Non ho capito, mi sta minacciando, scusi. Sulla No, cosa mi ha detto? base di cosa mi sta minacciando? No, lei mi ha fatto delle domande, io ho detto che non mi risponde, lei può scrivere, cioè questo che il professor Salomone non vuole rispondere, siamo d'accordo? No, se No. mai siete d'accordo, se questo è voglio dire, un atteggiamento di uno che va a candidarsi a direttore di un dipartimento così Ma io importante, ne rispondo a prendo lei, atto. non devo rispondere Ne a lei, prendo devo atto. scrivere Ma quando io ne lei. prendo atto. Ma io ne sto prendo E atto. ne Lei prenda mi atto, sembra un però po' se poi nervoso. non scrivo altro, non Mi scrivo altro sembra un mi po' sento in nervoso. imbarazzo, Perché in caso cosa fa lei? Se io scrivo altro, lei cosa fa? Mi se faccia lei scrive capire. tutte le parti, io posso querelarlo, molto semplicemente. Questa lo sa che è una minaccia, giusto? No, non è una minaccia, se uno scrive una cosa falsa, questo è il codice di procedura penale. Questo è una minaccia. Sì, mi rendo conto che lo conosce bene il codice di procedura Vabbè, penale. arrivederla, arrivederla, Stia grazie. bene, bocca al lupo.